Il mese di giugno ha aperto i festeggiamenti del 14° anniversario della DOP Casatella Trevigiana, cominciato con la giornata istituzionale a Treviso, alla Loggia dei Cavalieri. L'edizione 2022 è la prima completa dopo i 2 anni di stop causati dalla pandemia. 14 anni fa abbiamo raggiunto un traguardo importante, ha detto Lorenzo Bruniera, presidente del consorzio di tutela della DOP Trevigiana. La Casatella è stato il primo formaggio italiano a pasta molle ad ottenere il riconoscimento DOP, legandola ancora di più al territorio trevigiano. Una grande soddisfazione di arrivare con un prodotto di nicchia, direi provinciale come siamo, perché Casatella, quando diciamo Casatella Trevigiana DOP, perché Casatella ce ne sono, ma Trevigiana DOP, ed avere questa DOP è qualcosa di meraviglioso. Vuol dire, quando diciamo DOP Trevigiano, che le mucche sono nella provincia di Treviso, gli agricoltori sono in provincia di Treviso, l'acqua e i foraggi sono della provincia di Treviso, i trasformatori, i caseari sono la provincia di Treviso e il prodotto però lo portiamo anche in altre province. Io credo sia una soddisfazione, perché è un grande prodotto, un prodotto buono. Nonostante le sue origini antiche, la Casatella Trevigiana è un prodotto senza tempo, sempre buono e sempre apprezzato dai consumatori e anche dai ristoratori. La Casatella è qualcosa di tradizionale, tra le due guerre mondiali, ma prima della prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, ma anche dopo, quel poco di latte che facevano le vacche stanche quando entravano nelle aziende, che erano alla sera, che avevano lavorato, perché i buoi e le mucche, no, servivano per lavorare la terra, no, e naturalmente per dare quel poco latte. Quel poco latte, che era un latte magro con pochi grassi, no, veniva trasformato, ed ecco perché Casatella, prodotto naturalmente fresco, di una durata di pochi giorni, perché nelle nostre famiglie poteva durare il massimo 8 giorni, dove adesso non è che diamo chissà quanta vita, ma una vita dal giorno che nasce al giorno che finisce di una ventina di giorni, perché la tecnologia è cambiata oggi naturalmente. Sia nei nostri allevamenti, ma nella trasformazione, la tecnologia e la polizia ha fatto il resto. Il comparto complessivamente tiene benissimo all'estero, ma... Male in Italia, benissimo all'estero. Anche quest'anno sono aumentate le esportazioni in maniera molto significativa e effettivamente vediamo che le DOP che hanno una maggior remunerazione sono quelle forti. Parmigiano Reggiano, Grana Padano non ne parliamo, perché sono una cosa incredibile sia a livello di produzione che a livello di reddito. Bene il gorgonzola, molto meno bene i formaggi veneti. Non si capisce perché i formaggi veneti siano più maltrattati rispetto ai formaggi lombardi, ad esempio, perché noi lo vediamo, lo percepiamo da parte della grande distribuzione. Abbiamo delle DOP che sono fantastiche, abbiamo della qualità che è invidiata non solo in Italia ma al mondo. Siamo gli unici che produciamo il 90% di prodotti di pregio sul latte che viene prodotto nel Veneto. Questo non viene trasmesso, diciamo così, al consumatore. Il consumatore paga e noi andiamo in difficoltà, perché non è che il consumatore non lo paga il formaggio, lo paga e anche caro. Non servono aumenti al consumatore, serve che quella parte, come dicevo prima, di reddito che ci deve essere non venga spostato solo sulla grande distribuzione.